Nel nostro racconto storico siamo giunti a una domanda fondamentale alla quale dobbiamo una risposta. Ma perché la Chiesa vive una crisi morale e spirituale? Che cosa succede al suo interno? La lezione di oggi la troverete a pagina 198 del nostro libro di testo. Il sottotitolo ci introduce l'argomento. I vescovi sono ormai uomini di governo e il Papa un capo di Stato. Come vedete, insomma, abbiamo già alcune possibili riflessioni da fare. Il Papa che diventa un capo di Stato, quindi di un territorio, e gli stessi vescovi diventano dunque uomini importanti di governo per quanto riguarda cioè l'amministrazione di questi territori. Già in passato abbiamo studiato come nell'alto Medioevo, quel periodo dunque che più o meno coincide con i primi secoli del Medioevo fino all'anno 1000, i vescovi erano diventati molto importanti. Perché? Perché aiutavano la popolazione che era in difesa, ma era anche povera. E perché? Perché in molti casi governavano anche delle città, oppure e anche dei feudi. Molti vescovi avevano dunque preso, assunto un grande potere, non solo spirituale, ma anche politico. Questo potere era tanto grande da trasformarsi in uomini chiamati funzionari addirittura dell'imperatore. Li abbiamo studiati, erano i famosi vescovi conti, i quali, questi vescovi conti, si occupavano ben poco, pensate, dei loro compiti religiosi e molto di più invece di ciò che riguardava l'amministrazione dei territori. Allo stesso tempo anche il Papa aveva però aumentato il suo potere temporale, cioè il suo potere amministrativo in alcuni territori. Perché? Perché era diventato il capo, come dicevo all'inizio, di un vero e proprio Stato che partiva da Roma e si estendeva a tutto il Lazio e comprendeva addirittura anche le Marche e la Romagna. Questo è lo stato che poi sarebbe chiamato successivamente, sarebbe stato chiamato lo stato pontificio. E spesso, pensate, le famiglie più ricche, i nobili delle famiglie, delle casate romane, facevano di tutto per fare eleggere Papa un loro parente, un loro amico, un loro membro, e ottenere così, approfittandone, il potere e la ricchezza che ne derivavano. Insomma, come vedete, siamo arrivati a un momento molto importante per quanto riguarda la storia della Chiesa. Un altro sottotitolo di questo paragrafo e come in questo periodo il clero dunque è corrotto. Poiché gli uomini della Chiesa, gli ecclesiastici, erano sempre più impegnati negli affari della politica, questi, pensate, si allontanarono sempre di più dagli insegnamenti del Vangelo e persero dunque di importanza, di vista, quella che era invece la loro missione religiosa.
Questa dunque fu la causa della crisi morale. Morale significa dunque nei comportamenti. E quindi, come vedremo dopo, anche nella corruzione. Ci fu dunque una crisi morale, ma anche spirituale, della Chiesa in questo periodo. Siamo giunti fra il X e l'XI secolo d.C. La conseguenza era che sempre di più vi erano religiosi corrotti, quei religiosi cioè che usavano il loro incarico nella Chiesa per diventare sempre più ricchi. Per esempio, assegnavano le cariche religiose. Decidevano loro chi diventare vescovo oppure abate di un monastero. In cambio, pensate, di soldi, di denaro, e vendevano ai fedeli l'assoluzione dei peccati e quindi il perdono. Questo commercio, perché fu un vero e proprio commercio di cose sacre, fu chiamato, pensate, con il nome di simonia. Inoltre, pensate, nelle piccole chiese di campagna che appartenevano ai signori feudali, si trovavano spesso sacerdoti scelti non per i loro meriti spirituali, religiosi, ma perché garantivano fedeltà a chi? Al signore feudatario, proprietario di quelle terre. Potete vedere sul nostro libro a pagina 198, nell'immagine a destra, un abate che compie un atto di simonia, accogliendo il figlio di un nobile in cambio, pensate, di denaro. Si può vedere bene questa immagine. Un segnale però di rinnovamento, di rinascita per quanto riguarda il mondo della Chiesa, per carità, non è che vi erano solo aspetti negativi, vi erano anche molte situazioni anche positive, fu la nascita, anzi la rinascita, come c'è scritto sul nostro libro, dei nuovi ordini benedettini. Molti infatti furono gli ecclesiastici, cioè gli uomini della Chiesa, che iniziarono a sentire, ad avvertire l'esigenza di cambiare, di riformare la Chiesa dal suo interno. E per questo motivo, tra il X e l'XI secolo, nacquero così alcuni ordini monastici di monaci che volevano ricondurre la Chiesa, pensate, alla purezza delle origini. Aiutare il clero a comportarsi in modo più onesto, recuperando il suo ruolo di guida spirituale e morale. Tra i monaci più importanti vi furono quelli benedettini, in modo particolare quelli riconducibili all'abbazia di Cluny in Francia, che già prima del 1000, esattamente nel 910, fondarono un ordine di monaci chiamato dal nome appunto del luogo di Cluny, chiamato appunto Cluniacense. All'interno di questa abbazia vi era la regola dell'ordine che ridusse le ore di lavoro manuale e aumentò invece il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, cioè insieme. I monasteri cluniacensi divennero un faro importante per la Chiesa di questo periodo. Divennero degli importanti centri di cultura e di rinnovamento spirituale per chi era credente. Dalla Francia, poi, il movimento cluniacense
si diffuse in tutta Europa e poi nelle città, dove anche molti laici si ribellavano ai vescovi corrotti. Quasi 2 secoli dopo, più tardi, esattamente intorno al 1098, i monaci benedettini del monastero francese di Citeaux, si legge Citeaux, si dettero una regola che prevedeva un ritorno alle attività manuali, cioè una vita semplice e povera e tante ore di lavoro nei campi. Nasceva così un altro ordine benedettino famoso chiamato Ordine Cistercense. I monaci cistercensi bonificarono e dissodarono grandi estensioni di terreno rendendole coltivabili. All'interno del nostro libro, pagina 199, possiamo, per esercitarci e capire se abbiamo naturalmente imparato bene la lezione, possiamo eseguire gli esercizi dal numero 1 al numero 3.